poi in parte è anche il prossimo premiato, perché una parte del suo sangue è napoletano, anche se il cognome è veneto, ed è Giuseppe Lorin. Grazie. Lei è venuta a trovare al Circeo, abbiamo parlato di poesia, di scrittura, di mare bellissimo. Sì. Con me Emanuela, mia nipote, è sempre qui vicino a noi. È una grande, mi conforta. Il secondo premio è Giuseppe Lorin, che è innanzitutto un grandissimo amico, un grandissimo attore, un grandissimo giornalista, drammaturgo, regista. Grazie. Chi altro sei? Niente, prossimamente dovrà uscire questo viaggio introduttivo nella terra dei faraoni dal titolo Cleopatra, la schiava dei Romani. E quindi sostenete. Anche perché l'editore Bonfirraro editore dell'isola siciliana di Barra Franca, quindi praticamente ok, perché ho cambiato, ho dovuto cambiare appunto l'editore, perché ho scritto 3 libri su Roma, che ha pure il nostro presidente Mattarella, Transtiberi in Trastevere, il mondo dell'oltretomba, poi Cistiberim, Umbilicus Urbis Rome, e Cistiberim, il potere e l'ambizione, con la prefazione dell'ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, Fabiano Forti Bernini. E adesso sto in attesa dell'uscita di questo mio libro, insomma, non è ultimo, perché già io ci impiego 4 anni per scriverli. E già ho iniziato 3 anni fa un libro su Paolina Borghese Bonaparte. Bravo! Anche Benito credo che tu voglia premiare. Grazie. Il premio lo do io, ma glielo diamo tutti insieme. Un applauso. Grazie a voi. Bruno, va bene come lo metto? Guarda, ho mandato diretti questo fiocco. Te lo tengo io.